Ciao a tutti, oggi parliamo del granuloma eosinofilico felino, una patologia infiammatoria che colpisce il cavo orale e la cute del nostro gatto. È una patologia molto particolare, ma anche molto caratteristica, perché effettivamente le lesioni che dà sono molto simili, in ogni gatto. Quindi, in questo video cercherò di darvi alcuni consigli in modo tale che se voi vediate queste lesioni nel vostro gatto, sappiate indicativamente che cos'è e lo portiate subito dal medico veterinario in modo tale da gestirlo in maniera corretta. Partiamo subito da cosa di solito vedete nel vostro gatto in bocca. Allora, di solito possiamo avere un granuloma eosinofilico in fondo al cavo orale che può mimare chiaramente anche una lesione neoplastica, quindi sarebbe interessante chiaramente fare la biopsia. Prima ovviamente impostare una terapia, e nel granuloma eosinofilico troviamo ovviamente, lo dice la parola eosinofilico, troviamo i globuli bianchi della parte dell'eosinofilia, quindi gli eosinofili, che sono tendenzialmente le cellule della linea bianca che si occupano delle reazioni allergiche. E già lì vi ho introdotto anche quale può essere una causa di questo tipo di problema, che sarà molto importante poi per la terapia e per la gestione della prognosi del vostro gatto. Poi a volte puoi avere, di solito avete una specie di bottoncino rilevato qui a livello di labbro, molto caratteristico, l'ho visto diverse volte. A volte potete avere quella che si chiama ulcera dolente, qua sembra quasi che manchi un pezzo di labbro ed è molto infiammata. E queste, diciamo, sono le tre cose che vedete di solito cavo orale, ovviamente cute. Poi di solito puoi avere una placca eosinofilica, di solito nella zona, in questa zona, vedi proprio una chiazza eritematosa, sanguinolenta, e lì diagnosi differenziale con l'ascesso da morso, soprattutto se il gatto esce. E di solito è particolarmente caratteristica in quella zona, molto spesso l'ho trovata spesso lì la placca eosinofilica, però può colpire anche altre zone, però tendenzialmente l'ho sempre vista lì. Quindi se vedete queste, di solito il granuloma eosinofilico, il gatto ha magari fastidio a mangiare, il veterinario poi nell'esplorare il cavo orale del vostro gatto vede che c'è una specie di massa che può spaventare chiaramente il proprietario, soprattutto se lo trovi a un'età più avanzata, perché ovviamente la diagnosi differenziale è con una neoplasia elevata. Però non confondete un granuloma eosinofilico con una neoplasia del cavo orale, mi raccomando sempre fare l'esame citologico e anche eventualmente istologico della lesione prima di fare una diagnosi. Cosa troviamo fondamentalmente? Troviamo gli eosinofili, quindi troviamo fondamentalmente i globuli bianchi reputati, diciamo, alle reazioni di ipersensibilità. Ipersensibilità di solito a cosa? Prima di tutto, tutti i gatti possono avere granuloma eosinofilico. Si è visto che alcune tipologie di gatti hanno questo tipo di problema, altri no, non lo sviluppano. Mi dimenticavo, a volte danno anche delle lesioni papulari a livello di garretti, cosce e garretti dei nostri cani, parte caudale delle cosce dei garretti. Voi nell'accarezzare il gatto sentite queste papule, ok? Queste a volte sono anche crostose, delle croste. Ecco, dà anche questo tipo di problema al granuloma eosinofilico, oltre alla placca eosinofilica, mi stavo dimenticando. Comunque, non tutti i gatti, e quindi ci sono dei gatti che non hanno il granuloma eosinofilico, altri gatti che fin da piccoli hanno questo tipo di problema. E è un problema legato a cosa? Non si è ancora ben capito qual è la causa. Si pensa che sia una reazione di ipersensibilità, una reazione allergica che i gatti che hanno il granuloma eosinofilico hanno. Quindi può essere un'ipersensibilità alle pulci, un'ipersensibilità ambientale, un'ipersensibilità alimentare. E quindi bisognerebbe comunque, ovviamente, gestire la lesione. Sono animali che rispondono bene alle terapie cortisoniche, quindi fondamentalmente le terapie cortisoniche funzionano perfettamente su questo tipo di problema. Però fondamentalmente l'ideale sarebbe quello poi di gestire nel lungo periodo, perché chiaramente la terapia cortisonica ti aiuta in quel momento lì.
fa guarire il gatto, ma poi dopo poco, dopo qualche mese, ritorna. Quindi bisognerebbe lavorare sul discorso di che cos'è che ha causato. Quindi bisognerebbe andare un po' ad esclusione. Sicuramente l'animale dovrebbe avere l'antiparassitario tutto l'anno. Quindi sono gatti che sicuramente, quello andrebbe fatto su tutti i gatti, ma sul granuloma eosinofilico devono sicuramente tutti i mesi essere messa la fialetta contro le pulci di quel gatto e degli altri gatti che vivono insieme, perché molto spesso si mette a quel gatto e gli altri no, no, tutto in modo tale di avere un ambiente non contaminato. Valutare il discorso del cibo, quindi valutare se per esempio, dando a questi gatti un cibo ipoallergenico con proteine idrolizzate, il gatto sta meglio, non sviluppa poi il problema. Quindi farlo anche per anni, per un paio d'anni, e vedere se in un paio d'anni non sviluppa, probabilmente c'è un'ipersensibilità al cibo che può essere una delle cause del granuloma eosinofilico nel vostro gatto, oppure chiaramente ipersensibilità ambientale, atopie. In quel caso lì bisognerebbe capire se il gatto è allergico a qualcosa, qualche pianta, acari, e vedere un attimo la situazione. Tendenzialmente è quello l'obiettivo del granuloma eosinofilico, perché rispondono molto bene alla terapia, ma nel lungo periodo va gestito chiaramente questa problematica, quindi bisogna capire che cos'è che crea questa ipersensibilità. Questo fondamentalmente. Per concludere voglio parlarvi di un caso personale. Avevo questo gatto che fondamentalmente aveva un granuloma eosinofilico che chiaramente gli dava molto fastidio. Era un gatto giovane di 2 anni e gli dava molto fastidio, forse anche più giovane, 1 anno e mezzo, 1 anno, e gli dava molto fastidio mangiare e sanguinava chiaramente. E però aveva un problema perché era FIV FeLV positivo, e nei gatti FIV FeLV positivi non è il massimo somministrare corticosteroidei, e quindi abbiamo insieme a una farmacia realizzato un farmaco a base di cortisone. Il gatto era bravissimo, perché non è che riesce a farlo con tutti i gatti. Il gatto era fenomenale. Tu gli aprivi la bocca, andavi là, ho fatto l'esame citologico da sveglio con una lesione nel cavo orale nel gatto, per capirci, perché era bravissimo, stava fermo. Il gatto fondamentalmente, quindi abbiamo creato questo tipo di farmaco che era a base di cortisone, fondamentalmente però ad assorbimento mucosale, nel senso che così il proprietario appoggiava direttamente, come se massaggiasse il prodotto direttamente sul granuloma, in modo tale che non avesse gli effetti sistemici, chiaramente, di dargli la pastiglia per bocca o l'iniezione, e semplicemente con un prodotto a livello locale, diciamo, il granuloma è completamente sparito e il gatto quindi ha avuto una qualità della vita buona, ovviamente finché poi non si sono sviluppati i segni clinici della FeLV, che poi l'hanno portato via, perché la FeLV purtroppo è una patologia mortale, quindi hanno una prognosi purtroppo questi gatti molto breve. Però la gestione del granuloma eosinofilico è stata molto, molto soddisfacente. Ovviamente il gatto era un paziente d'oro, perché sì, permetteva al proprietario di aprire la bocca e appoggiare. Non tutti i gatti ovviamente sono così. Spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo sempre che se vi interessano questi argomenti, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Se avete qualche argomento che non ho ancora trattato, andate nel canale, vedete che ci sono tutti i video nella sezione pausa pranzo col veterinario. Vedete le patologie che ho trattato. Se non l'avete trovata, scrivete nei commenti e io sarò ben felice di trattare quella patologia per voi. Un saluto e alla prossima.